L'eolico è qualcosa di particolarmente importante nel sistema delle fonti rinnovabili. L'eolico è una opportunità, ma è una opportunità che deve essere, uso questo termine, concertata con i territori su cui l'eolico va ad insistere. La provincia di Foggia, in special modo la zona dell'Appennino Dauno, è una delle aree d'Europa in cui si concentra il maggior numero di pale eoliche. Dagli anni 90 ne sono state installate a migliaia e da qui a breve un nuovo parco potrebbe sorgere a cavallo dei territori comunali di Carlantino, Eccellenza Valfortore, al confine con il Molise. Ma il progetto, di competenza di una società con sede legale a Potenza, non è stato discusso con le amministrazioni comunali interessate, che temono le conseguenze dell'impatto paesaggistico ambientale. Nelle scorse ore, proprio a Eccellenza Valfortore, si è svolto un incontro pubblico per discutere dei passi compiuti e di quelli da compiere per opporsi alla realizzazione della nuova wind farm. All'incontro hanno preso parte, tra gli altri, i sindaci dei comuni pugliesi e molisani interessati e il deputato Giandonato La Salandra, che nei giorni scorsi ha già presentato in Parlamento alcune interrogazioni sulla questione. Ritengo che negli ultimi anni sia stato, diciamo, visto in termini ossessivi sul sistema delle aree interne rispetto a quelle che magari possono essere le esigenze o quantomeno anche la contrazione di processi decisionali dei sindaci nel momento in cui si vedono violentati non semplicemente sull'aspetto ambientale ma sull'aspetto paesaggistico. Ieri facevo una battuta: Leopardi le sue poesie non le ha scritte guardando il mare, ma le ha scritte guardando le colline.